Ore 21 e 25. Sono tornato da un giro di merda. Ho pensato, andiamo a fare un bel giro dopo il lavoro. Avevo un bel 125 con un faro pronto per le notturne. Ma no, io ho preso il 2,5. Nemmeno gli va la luce. Perché tanto torno presto. Tanto torno presto. Non avevo fatto i conti con la sfiga. Vi racconto la mia uscita sfigata. Buona visione. È un po' grassa sta moto, rumori strani. Già dai primi metri il nostro eroe capì che era una lunga, impegnativa giornata. Baciato mare! Gnatta cane! Un sasso in tutta la valle, c'è? Di culo sopra devo andarci. Qui viene fuori il gin lemon della spiaggia, eh. Vodka lemon. Poteva anche essere piscio lemon. Non mi accorgevo della differenza. Che bot che gupress! Ma dopo un avvio poco rassicurante, sembrava tutto filare per il meglio. Sembrava, perché poco dopo ci fu uno strano incontro. Ho visto una bestia là davanti. Che animale era? A. Un cervo. B. Un altro tipo di cornuto perché la fidanzata non è fedele. C. Spero sia un erbivoro. Non c'ho voglia stasera di essere mangiato da una bestia. Troia. Io penso a Riccardo Mazzulla e vado nella variante hard. Perché lo soft è per chi porta la minigonna. Che poi saranno trans. No, o trav. Trav con la minigonna, trans, donna con sorpresa. Ma hai capito un cazzo di ste cose? Vabbè, tanto a me piace la figa. Oh, che dolore, che dolore! Te lì, finch! Ah, ma l'è bello! Probabilmente si trattò di un fungo allucinogeno e gli effetti si fecero sentire pochi metri più avanti. Che coglione! Sono proprio un coglione! Re dei coglioni! No, 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 ah, che bello! Bel lavoro di merda! Accendi, Tommà, accendi! E beh, se sei alto 1,5 m, non è che puoi fare Jarvis. Jarvis, Jarvis, Carvis. Gli sforzi del nostro eroe vennero ripagati con un magnifico tramonto. Peccato che il nostro eroe si dimenticò di non avere le luci. Ormai era notte fonda. Sì, torno a casa presto. Tanto torno presto. Bravo Robigatti, bravo, bravo coglione. Finché non si spegne non posso morire. Finché non si spegne non posso morire. Qui è dove c'era la bestia di prima. Facciamo come Dora l'esploratrice. Anche voi da casa tutti insieme. Show, show, bestiaccia. Show, show, bestiaccia. Vetteggio più della moto. E luce fu, sembra il faro ma non è, è il mio cellulare. Porco Dio, mi sono sbagliato. Ad un tratto però la ruota posteriore si inchioda. Porco zio cane. E il nostro eroe pensa al grippaggio. No. Oh. Pure un bastone nel pignone, bene, bene così. Grazie a Dio era solo un bastoncino, ma pochi metri dopo una pianta di traverso lungo il sentiero. Vediamo se i video di Azzalini mi hanno insegnato qualcosa. No, Azzalini non mi ha insegnato niente. Aspettiamo a esultare, signori, perché oggi sono sfigato e voglio vedere cosa mi succede ancora. Vedo delle luci! Scusate se parlo così, ma sto tenendo il telefono in bocca! Mi sta venendo un crampo alla mascella! Sto riempiendo di bava il cellulare!
Ragazzi, l'obiettivo è stato raggiunto. Sono riuscito ad arrivare dove la terra è popolata dagli umani. Questo è per farvi capire come ho guidato oggi. Pieno di bava. Bella esperienza, ragazzi. Tutto è andato a buon fine, ma mai più soli, mai più soli. Vabbè, detto questo, vado a magnà. Ciao ragazzi, un saluto da Team Beluga. Ci vediamo presto. Presto, perché tardi fa buio e poi ti perdi.